Luca Busonetto, Occupy PD, esecutivo nazionale dei Giovani Democratici, viene da Torino e oggi a Roma per l'incontro con i parlamentari, con i giovani parlamentari del Partito Democratico. Che cosa chiedete ai parlamentari, insomma, che arrivano dall'esperienza dei Giovani Democratici? Chiediamo innanzitutto di aprire un confronto con chi domani è in assemblea, tutti i giorni, la settimana in Parlamento, per ascoltare quella che è stata un'esperienza di Occupy PD di grande partecipazione, prevalentemente giovanile ma non solo, e di avere un'interlocuzione che non sia quella che il partito ha avuto in questi giorni, cioè sono dei ragazzini, ma sì, lasciamoli sfogare, noi diciamo cose, crediamo, molto serie. Non soltanto sul partito, su come il partito deve provare a darsi una nuova, a riorganizzarsi, a fare un congresso in maniera aperta e non debba chiudersi negli accordi tra correnti, nelle spartizioni di potere che poi hanno prodotto quello che abbiamo visto sulla partita del Quirinale, ma anche cose politiche, cioè questo partito deve capire come dialogare con una generazione. E evidentemente una delle ragioni per cui abbiamo perso, e non vinto, perso le elezioni politiche, e anche una mancanza di dialogo, non soltanto con una generazione, ma proprio con alcune categorie. Questo governo non vi piace, che governo avreste voluto? Avremmo voluto un governo guidato da Pierluigi Bersani, che abbiamo votato convintamente, perché innanzitutto avremmo sperato che il Senato ci consegnasse una maggioranza del centro-sinistra. Poi nel momento in cui delle forze che condividono alcuni programmi, noi siamo molto arrabbiati col Movimento 5 Stelle, ecco, perché non votare la fiducia al governo Bersani ha significato consegnare questo governo di nuovo nelle mani non solo di Silvio Berlusconi, ma delle idee della destra, di chi ha rovinato l'università italiana, di chi ha attaccato il lavoro giovanile, l'articolo 18, cioè questo è il problema, non soltanto che Berlusconi è cattivo, Berlusconi ci rovina la vita a noi giovani. E allora forse era possibile cambiare anche con il Movimento 5 Stelle. Avremmo voluto un governo che affrontava le emergenze, e non soltanto le emergenze, ma anche le possibilità di sviluppo di questo paese a partire dai giovani. Oggi abbiamo un governo con il PD e il PDL. Quali sono le vostre aspettative, timori, speranze, la vostra valutazione, insomma? Timori che esploda. Cioè che come la vicenda di Monti alla fine non si riesca a quagliare niente se non alcuni provvedimenti emergenziali che riguardano necessariamente la finanza, cioè reggere rispetto anche a quello che l'Europa chiede. Le aspettative naturalmente invece che si riesca a fare qualcosa, cioè che a partire dall'emergenza, ma poi l'emergenza è sempre il segno di qualcosa di strutturale, si cominci a cambiare un po', si cominci a togliere dalla gabbia della precarietà una generazione, si rifinanzi la scuola pubblica, perché per esempio anche nell'ipotesi di Bersani, che ci convinceva fino a un certo punto su questo, c'era l'idea di non tocchiamola più questa scuola, no, tocchiamola, come, e rifinanziamola, perché il centro dello sviluppo della nostra comunità è l'unico modo che ha questo paese per uscire dalla crisi, assieme all'innovazione e alla cultura. Torniamo in ultimo al partito, domani c'è l'Assemblea Nazionale, designerà un segretario reggente, un nome che vi piacerebbe? No, un nome, nessuno ci piacerebbe, perché non volevamo arrivare qua. Chiunque ci garantisca un congresso in cui si discute di politica e non si fanno gli accordi tra correnti, in cui io prima sto in maggioranza, poi sto in minoranza, poi mi metto d'accordo con te sulla base di nessuna idea e di molti posti. Si parla di Cuperlo, Finocchiaro, Fassino, Speranza. Questa è una delle cose terribili, che tre giorni prima si comincia a parlare di chiunque e poi alla fine si viene fuori con un altro nome, oppure si cerca di mettere un po' di confusione. Cioè, dobbiamo recuperare anche un certo stile nel fare le cose. Cioè, un partito non può essere credibile se candida tutto, il contrario di tutto, è il rinnovamento. Dobbiamo trovare una persona che non stia lì perché è brava personalmente, che abbia un mandato politico, che viene da tutti. Se ne mettiamo uno che garantisce che tutti gli altri continuino a governare come hanno fatto adesso, non ci va bene. Se c'è una persona che ci guida verso un congresso vero, allora può essere un padre nobile o un uomo di rinnovamento. Tanto dura 3 mesi e poi facciamo un congresso. Grazie. Grazie a te.